la parola scudetto era come bestemmiare. L'Inter vince a Bologna, campo sul quale l'allenatore nerazzurro Mancini temeva di scivolare. Il papà interista è in trasferta e la figlia a casa a studiare. Viola, hai fatto i compiti? Il nerazzurro Juan Jesus è concentratissimo sull'obiettivo Champions. Non vede l'ora di sollevare la coppa dalle grandi orecchie. Anche se dalla tribuna bolognese si staglia nitido l'anatema contro l'Inter. L'anonimo Conte Duca concede presto un bis. Non c'è che dire. Delicatissimo. Questo tifoso bianconero ha inaugurato la versione pantofolaia dello Juventus Stadium, lo Juventus Divanum. Mister Mihajlovic illustra il segreto della vittoria del Milan. Abbiamo creato un po' di occasioni, siamo andati molto, molto, molto in tiro. Come? Siamo andati molto, molto, molto in tiro. Finalmente il Milan che piace a Berlusconi! Ti sono andato a giocare con Merlo, il vecchio presidente. Ah sì? Io mi chiamo Pasqua Benedetto. A proposito di Merlo, sì. Io faccio la rubrica invece sui gufi. Ecco qua, ce l'ho solo adesso. Sì, faccio l'opinario. Si può fare l'imitazione del gufo? Ma... Cioè, voglio dire, probabilmente avete preso quello sbagliato. Sì, io, sì, ufficiale. Ultimi istanti di Torino-Genoa. Il Toro è avanti 3-2. Lucera di Sky in un crescendo rossignano di gufaggine. Non ci sono pareggi in questa serata di Serie A. Nelle 8 gare che si stanno giocando, solo vittorie. Zitto! Ma che seconda bufata. Torino che comunque andrà al derby con 5 punti di vantaggio sulla Juve, se vince stasera. E taci che non è finita! Ma laddove non è riuscito con le prime due bufate, ci riesce con la terza! Toro in questo momento è al settimo posto della classifica. Dai! Perotti attraverso le palline a colpo di testa! Se non vedete l'ora di rivedere i gol più belli, beh, se non avete bisogno. Questo è il gol di Sansone, del Sassuolo. Sansone con destro! Oh! Questo è il missile di Zappa Costa del Torino. Poi Zappa Costa! Yay! E questo è il gol di Higuain del Napoli. Quanti anni sono che giocate in Serie A? 15, 16 anni. E vi mancano ancora le basi.